Aspetta, ma perché? no, ormai perché pure tu sotto dove tutti, ma non ti vedi? No. Buonasera e benvenuti a questo terzo evento della rassegna delle associazioni culturali del territorio tuscolano. E la rassegna in pratica ha preso spunto dalla celebrazione nel mese di marzo della festa della donna, ma fondamentalmente quello che le associazioni culturali aderenti a questa rassegna, a questa iniziativa, hanno voluto sottolineare sono tre aspetti fondamentali. Il primo, quello del rapporto in pratica che ogni associazione culturale ha con i propri simpatizzanti, con i propri sostenitori, con i propri concittadini di Frascati. Perché? Perché indubbiamente anche in un momento così particolare di pandemia, di Covid-19, noi abbiamo comunque voluto essere presenti, mantenere un rapporto di continuità, di dialogo con i nostri simpatizzanti. Che non ci fosse un momento di soluzione. L'altro è anche quello di aver dimostrato che dalla base noi come associazioni culturali aderenti fino ad oggi siamo riusciti indubbiamente in un momento così particolare a trovare invece il significato dell'unione, essere forti, di essere presenti e di poter far sì che insieme potessimo realizzare una straordinaria rassegna come questa, anche se purtroppo indubbiamente in remoto. Il terzo punto
invece quello di tenere, di far presente a quelle che possono essere le future amministrazioni del nostro territorio, di tenere nella dovuta considerazione queste eccellenze della cultura. Perché indubbiamente le eccellenze sono un qualcosa che danno vita, vitalità alla cultura e devono essere sostenute, devono essere evolute, devono trovare una forte garanzia, un sostegno anche dal punto di vista amministrativo locale. E questo è un fattore fondamentale, perché nel caso in cui indubbiamente dovesse diminuire l'amore, dovesse diminuire la forza della cultura, senza prevarrebbe in questo caso la volgarità, prevarrebbe l'arroganza. E questo certamente la città di Frosinone non lo meriterebbe. E addirittura questa sera noi abbiamo come evento quello del circolo femminile dell'amicizia europea, va per l'appunto a rappresentare le capitali europee femminile plurale. Ebbene, guardate tutti quanti questa eccezionalità e questa valenza anche del circolo femminile amici. Perché? Perché è il segnale, è il fronte più esposto per far sì che la cultura catana possa addirittura espatriare anche negli altri stati europei, che è una delle culture fondamentali del nostro paese, e quindi loro come circolo indubbiamente hanno questo grande, importantissimo impegno anche ad un livello internazionale. E noi ne siamo in questa rassegna profondamente grati alla Presidente, Anna Belleggia, che in pratica ha accolto questo nostro invito, comprendendo perfettamente quello che erano lo stato di emozione che noi abbiamo per avere tra di noi una rappresentanza. Grazie Anna e grazie a voi tutte del Circolo Femminile Amicizia Europea per aver accolto questo nostro invito. Grazie Tommy. Ah sì? Ci sono? Tommy, mi senti? Prego, 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 puoi parlare, Anna, scusa. Benissimo. Vai tranquilla, vai a te la grazie parola. Grazie, Tommy, per la tua presentazione. Allora, sono Anna Maria Belleggia, sono presidente del Circolo Femminile di Amicizia Europea, che è il circolo che a Frascati ci rappresenta dal 1965. Il nostro circolo è con lo scopo di intrattenere vincoli culturali con gli altri circoli europei, cittadine simili a Frascati. Noi abbiamo rapporti di ospitalità una volta l'anno e molte altre attività contingenti che ci permettono di essere vicine alle cittadine gemellate con noi. A maggio, esattamente il 9 di maggio, ogni anno, il giorno della festa dell'amicizia, dell'Europa, scusate, noi celebriamo una festa nella quale celebriamo le città europee della cultura dell'anno in corso. L'anno scorso, purtroppo, nel 2020, la festa non è stata possibile perché la pandemia ci ha troncato. Galway per l'Irlanda e Rijeka Fiume per la Croazia, prima foto, erano le cittadine, le capitali europee della cultura 2020. Quindi noi non abbiamo potuto avere nessun evento né di festeggiamento né tantomeno di viaggio, perché noi celebriamo queste
capitali con un viaggio fatto dal nostro circolo. Perché le città europee della cultura sono importanti? Sono importanti perché, prima di tutto, ottenere questa nomina da parte dell'Unione Europea è una cosa importantissima, perché l'Unione Europea sovvenziona le città che portano dei progetti molto importanti, sia culturali che organizzativi. Quindi un grosso sforzo per le città che vengono scelte come capitali. E noi, per ottenere questo, per dare luce, per dare lustro a queste città, organizziamo sempre un bel viaggio. Ci sono degli arredi bellissimi nelle città, abbiamo già visto molte capitali europee, però quest'anno, come ripeto, il Covid ci ha un po' stroncato e siamo rimasti fermi. Allora, l'Unione Europea ad ottobre ha prolungato fino a marzo 2021 Galway e Rijeka come capitali europee della cultura, ma come evidente niente è cambiato nell'ambito mondiale, tutto è fermo e quindi restiamo 20 e 21 sullo stesso trend. Anche il nostro circolo non ha festeggiato nulla, quest'anno sarà decisamente lo stesso, identico, è con grosso dispiacere, perché perdere la visita e la conoscenza di due città così importanti è un grosso dispiacere, soltanto che ora cerchiamo di sopperire a questa nostra mancanza dal vivo con questa conferenza, diciamo così, virtuale attraverso la rete, per cercare di farvi conoscere comunque queste bellissime città. La terza foto, Massi. Ecco qui, avete un piccolo scorcio. Adesso le nostre relatrici, dico le mie perché... perché sono le mie socie, sono le mie consigliere, sono le mie relatrici e ve le presento, Paola Romani e Mirella Tribioli. Paola Romani ci parlerà di Galway in Irlanda, che è stata, lei ha scelto naturalmente di presentarci Galway come cittadina storico-culturale, perché naturalmente tutto quello che era improntato per il progetto di capitale europea della cultura purtroppo non lo sappiamo. Mirella Tribioli ci parlerà di Rijeka. Rijeka è la nostra fiume, dico nostra perché io da italiana la sento ancora nostra, forse sbaglio, non lo so. Mirella ci racconterà molto di più di questa cosa. Che cosa vi devo dire altro? Io lascio la parola alle mie relatrici, spero che godiate di queste nostre città europee, capitali europee, perché è stato fatto un bel lavoro. Spero di darvi una mezz'ora, un buon pomeriggio e lascio la parola a Paola Romani per Galway. Eccomi allora. Buonasera a tutti. Dunque, dicevamo, Galway è la capitale europea della cultura 2020. Altrettanto sfortunata di Rijeka, essa è tra le più grandi e importanti città della Repubblica d'Irlanda ed è capoluogo dell'omonima contea. È una città universitaria, abitata da 23.000 studenti, che di sera vivono l'atmosfera bohemienne dei pub della città,
dove si ascolta musica tradizionale irlandese. Bellissima. E si gustano le famose ostriche di Galway, foto 5, e di giorno fruiscono di un patrimonio culturale e artistico di tutto rispetto, che si esplicita nei suoi festival più famosi, il Galway Arts Festival, il Galway Film Festival e l'Oyster Festival. Oyster significa ostriche. Foto 6. La città nasce intorno ad un castello del XII secolo e si sviluppa come porto mercantile con la Spagna e la Francia. Foto 7. Nel XVIII secolo subisce un inesorabile declino che recupera solo dal 1990 in poi. Nel comunicare la nomina di Galway a capitale europea della cultura, l'allora vicepresidente del Parlamento europeo, Mrs. Marriott McGuinness, deputata del collegio elettorale che include Galway, la presenta come un simbolo di cultura. Queste sono le sue parole. Galway ha una ricca tradizione letteraria, artistica e musicale. È la culla della lingua irlandese. È allo stesso tempo moderna e globalizzata, un polo per tecnologia e dispositivi medici. Sono lieta che questa città vivace e dinamica, sul limitare dell'Europa, abbia l'opportunità di mostrarsi all'intero continente. Foto 8. Se possiamo avere la foto 8, perché ho visto che le foto sono andate un po' avanti at random. Foto 8. Possiamo aspettare la foto 8? Tornando indietro. Foto 8. Eccola. Eccola, è questa, quella del logo, della nomina. Questo è il logo della nomina di Galway a capitale europea della cultura. Galway è la terza città irlandese ad aver raggiunto questo importante traguardo, dopo Dublino 1991 e Cork 2005. Ed è la città che più rispecchia il fascino esercitato da tutta l'Irlanda sulla cultura medievale, sulla cultura mondiale, il fascino della magia. Questo è appunto lo slogan della sua candidatura. Let the magic in. Fai entrare la magia nella tua vita. Sulla città di Galway, però, mi piace subito riportarvi alcune curiosità che legano noi italiani a questi remoti luoghi irlandesi. Secondo me, queste curiosità sono significative di come la cultura è sempre capace di legare i popoli in una continua e infinita sedimentazione di se stessa. Ebbene, lungo la Spanish Parade che costeggia il porto di Galway si trova un blocco in pietra con l'iscrizione "Regalato a Galway dalla città di Genova". E perché questo? Per ricordare la leggenda che vede Cristoforo Colombo a Galway e nelle isole Far Or decidere di intraprendere il viaggio verso le Americhe. Inoltre, nel 1901, Guglielmo Marconi, da Clifton, nella contea di Galway, annunciò che il primo messaggio radiotelegrafico transatlantico era stato ricevuto in Terranova, in Canada. È vero che oggi ciò non ci meraviglia e che il nostro pianeta è un villaggio globale, ma non dimentichiamo che è stato sempre interconnesso attraverso l'intraprendenza degli esseri umani. Allora, adesso, come lasciarci prendere dalla magia se non andando a conoscere il territorio della contea di Galway? Foto 9. Cominciamo dalla selvaggia bellezza del Connemara. Selvaggia bellezza, così la definiva Oscar Wilde,
uno dei tanti ed illustri scrittori irlandesi, e così intitola la sua opera l'artista finlandese Kari Kola, che per l'occasione della nomina illumina di verde le montagne del Connemara, producendo l'opera d'arte più grande mai esistita, formata da luci. Invece, l'artista irlandese John Gerard ha creato due enormi muri di specchi, uno installato in città, l'altro in una torbiera del Connemara, allo scopo di dilatare lo spazio e a simboleggiare quello che succede alle attuali generazioni dell'era digitale. Ma partiamo ora per un viaggio on the road, foto 10. Che dire del complesso montagnoso dei 12 bends che spezzano il panorama delle torbiere, bends significa montagna, e offrono splendide vedute sulle lagune disabitate, sui brevi corsi d'acqua. E poi raggiungiamo la costa, foto 11, formata da baie e porti naturali e da un sorprendente fiordo lungo 15 chilometri, chiamato Killary Harbour, foto 12. Raggiungiamo poi la celebre e suggestiva spiaggia della Dog's Bay, con la bianchissima sabbia a contrasto con il turchese delle acque dell'Oceano Atlantico, circondata da basse e levigate rocce. Un paesaggio incantato. Foto 13. Il Connemara, una meta ambita dal turista in cerca dell'autenticità dei luoghi, della magia della natura. Nel Connemara abbiamo anche l'opportunità di visitare i suggestivi castelli medievali. Foto 14. E straordinari luoghi poco conosciuti che si trovano nel cuore del Gaeltacht, la zona dove la lingua irlandese o gaelico è la prima lingua parlata e scritta. Nel citare il Gaeltacht affrontiamo il secondo tema sviluppato da Galway per aggiudicarsi l'ambito titolo, l'identità linguistica. Il paesaggio era il primo argomento di cui ho cercato di parlarvi, anche se in forma veramente stringata, ma volevo solo stimolare la vostra curiosità senza annoiarvi. Il terzo argomento è infine la migrazione. L'identità linguistica, come vi dicevo, ci porta indietro al VI secolo avanti Cristo, quando si dice che i Celti occupassero l'Irlanda. E non a caso, attraverso la testimonianza di Giulio Cesare nel De Bello Gallico, veniamo a conoscenza dei druidi, i loro sacerdoti. Di nuovo siamo trasportati in un'atmosfera di magia e mistero. Foto 15. I druidi erano i maestri, i giudici, i consiglieri del re, oltre che i sacerdoti delle popolazioni celtiche. Erano responsabili del calendario lunare e custodi del sacro ordine naturale. Insegnavano che l'anima non muore e che dopo la morte di un individuo essa passa da un corpo all'altro. L'idioma di questa antica popolazione sta senz'altro alla base del gaelico, o Irish, che dir si voglia. In Irlanda il gaelico è ancora parlato e insegnato. Nel Connemara c'è il più alto numero di cittadini di lingua gaelica. L'Irish, o gaelico, è la lingua ufficiale dell'Eire. I documenti pubblici vengono redatti in gaelico e in inglese. L'uso e lo studio del gaelico fu uno degli obiettivi del movimento La Rinascita Celtica, che alla fine dell'Ottocento, attraverso il Teatro Nazionale Irlandese di Dublino, potenziò e divulgò l'antico idioma. I fondatori del movimento furono Lady Gregory, foto 16,
il premio Nobel per la letteratura 1923 William Butler Yeats, foto 17. Oggigiorno tale anelito è mantenuto vivo proprio a Galway, dove esiste un teatro che in scena solo in lingua gaelica. Per l'anno della cultura, la Druid Theatre Company, tra aprile e giugno 2020, ha portato in tour i più rilevanti atti unici del teatro irlandese, invitando gli spettatori alle prove sceniche e a visitare le quinte. Non siamo sicuri che questo sia avvenuto veramente, ma diciamo, io lo intendo come avvenuto, perché il programma sarebbe stato questo. Tra ottobre e novembre poi un grande spettacolo con il fuoco ha accolto Samhain, il nuovo anno celtico. Il programma di Galway, infatti, di Galway come capitale europea della cultura, ruota proprio intorno alle quattro feste celtiche che, con riti propiziatori, danno il benvenuto alle quattro stagioni: Samhain, Imbolc, Beltane, Luganasa. I apologize for my pronunciation, mi scuso con gli irlandesi per la mia pronuncia. Torniamo però al tema della lingua. Uno degli animatori e direttori del Teatro di Dublino del 1800 fu il poeta Synge, John Millington Synge, foto 18, che tra le sue opere annovera la traduzione in gaelico di 12 sonetti di Francesco Petrarca, di nuovo contaminazioni culturali, e che comunque è funzionale a questo nostro excursus su Galway per la sua raccolta di liriche intitolata The Aran Islands, scritta e ispirata dalle suddette isole che si trovano proprio nel golfo di Galway. E ritrovandoci ancora nelle suggestioni paesaggistiche, scopriamo resti archeologici che ci portano al ritroso nel mondo preistorico dell'età del bronzo, 1000 anni avanti Cristo, foto 19. Che emozione pensare a quegli uomini primitivi, vivere in quegli aspri luoghi che il poeta Synge ci propone avvolti in un fascino senza tempo. Di questa raccolta, mi piace dirvelo, esiste la traduzione in italiano e la sua pubblicazione da parte della casa editrice Sellerio. Il fenomeno della migrazione è l'ultimo tema svolto dalla città di Galway. La migrazione, a causa della grande carestia della metà dell'Ottocento, ha segnato così profondamente il popolo e la società irlandesi che Galway la ricorda e la commemora anche durante il periodo di nomina europea, dopo averle dedicato comunque nel 2012 il Famine Ship Memorial, quasi contemporaneo del Famine Memorial di Dublino, di cui riporto di seguito la foto, per me molto toccante, foto 20. Foto 20, perfetto. La città di Galway, come tutta l'Irlanda, dalla fine del XVII secolo alla metà del XIX secolo, vide scemare la sua popolazione a causa delle varie carestie che l'avevano flagellata. Nel 1830 Galway, il raccolto delle patate, era già fallito miseramente. 10 anni dopo, con la grande carestia, si scoprì il batterio responsabile della marcescenza del tubero della patata, ma ormai 1 milione di irlandesi erano morti e altrettanti erano emigrati. Alla fine del XX secolo, però,
l'emigrazione è stata non solo bloccata, ma ribaltata. Intorno al 1990, la Celtic Tiger, cioè la Repubblica d'Irlanda, ha vissuto un importante boom economico che ha permesso a molte persone di origine irlandese di tornare in patria, tanto che oggi a Galway un abitante su quattro non è nato in Irlanda. Molti sono gli eventi e le mostre organizzati per sviluppare tale tema. Fra quelli di cui abbiamo notizia, penso sia importante citare la mostra alla Kenny Gallery, foto 21, dello scultore irlandese John Behan, che ha creato alcuni gruppi bronzei con il tema della migrazione e ha trasfigurato i fatti del XIX secolo rendendoli attuabili e attuali e assimilabili a quelli che accadono oggi nel Mediterraneo. Per settembre 2020 è stato inoltre previsto un evento sul fiume Corrib intitolato City of Light, City of Sanctuary. Un migliaio di lanterne galleggianti a forma di casa creano uno spazio pubblico per riflettere sulle esperienze di migrazione, casa e appartenenza. Spazio che ha dato spunto ai residenti di Galway e non solo di riflettere sulle loro storie. Tutto quello che vi ho raccontato è estremamente riduttivo delle opere che Galway ha presentato per l'anno 2020-21 e della storia culturale della stessa città, ma voleva essere solo lo strumento per sollecitarvi ad approfondire, anche personalmente, quello che più ci ha e vi ha interessato. Prima di chiudere però mi piace citarvi l'ultima opera per l'anno golviano. L'artista americano David Best, con l'intento di unire i giovani irlandesi da nord a sud, ha creato un monumento temporaneo che celebra un mondo senza confini e senza conflitti. Ecco, proprio con questo auspicio vorrei salutare tutti i giovani di età e di spirito e augurare loro buona vita e soprattutto buona salute. Allora, arrivederci e alla prossima. Bene. Do di nuovo la parola ad Anna. Brava. Che introdurrà. Paola, grazie. È stato un ricordo bellissimo. Io sono stata a Galway anni fa e ho la pelle d'oca. Mi sembra di essere sul fiume, mi sembra di essere alle scogliere, mi sembra di essere alle isole Aran, e le pecore, i muretti a secco, troppo bella l'Irlanda. Però adesso Mirella ci spiegherà la sua bellissima, la seconda città, Fiume, che penso sia ancora meglio, perché Fiume è un pezzo di cuore italiano. Mirella, a te la parola. Grazie. Io ringrazio chi mi ha preceduto e saluto caramente le amiche in ascolto e comunque tutti coloro che sono collegati con noi. Allora, già sono state anticipate certe cose, perché in qualche maniera abbiamo capito che queste due sfortunate capitali, rivolgendosi al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, come organi legislativi, hanno ottenuto poi dalla Commissione europea di prorogare i loro tempi. Tempi che appunto sono stati stabiliti fino alla primavera di questo 2021, posticipando l'entrata delle capitali europee di cultura successive, quali appunto Novi Sad, la Serbia, e Timisoara per la Romania. Ecco, cosa voglio dire con questo? Che è stata, diciamo, una grande garanzia
per queste due capitali, sia uscenti che quelle entranti, perché in qualche maniera l'una può recuperare un'economia perduta e l'altra può approvvigionarsi di finanziamenti per organizzare quei progetti, quei programmi che il coronavirus ha avversato. Proprio il coronavirus ha fatto sì che queste due capitali di cui stiamo per parlare, il Golvi l'abbiamo già trattata, Fiume e Rijeka la tratterò tra poco, un attimino, giusto una presentazione, sicuramente fortemente hanno voluto ottenere questi tempi proprio per, come dire, guadagnare il loro riconoscimento prestigioso, un riconoscimento che appunto è stato tanto agognato, ma che non li ha portati a come dire, realizzare quei progetti e quei programmi ideati ma non quindi attuati. Nella condizione della capitale europea di cultura c'è una linea programmatica da parte della capitale europea della cultura stessa, cioè ogni città che scelta deve dare il suo contributo di cultura per lo sviluppo della città stessa, proprio appunto in linea a questa idea, proprio per evidenziare quelle che sono le ricchezze e le diversità delle varie città, ma in una condivisione è tale che può far crescere l'appartenenza del cittadino europeo a una cultura comune. Quindi creare, come dire, una città che in qualche maniera possa poi essere importante per l'Europa e per il futuro stesso. Cosa voglio dire ancora, andando anche un po' con le foto, un attimino, se torniamo sulla foto 1, per rispetto, è possibile Massimiliano tornare alla foto 1? Foto 1, qui siamo alla terza, torniamo indietro un attimo. Per rispetto a questa Fiume Rijeka, la foto 1, che non vedo, mette il logo, che è una sorta... Allora, un attimo, Massimiliano, è possibile che io abbia la schermata in progressione delle foto? Non è possibile? Allora io passo sul computer della mia amica, perché lei ce l'ha e io no. Un attimo, a me serve. No, mi servono le foto in progressione, altrimenti non riesco a dominare il discorso. O comunque c'è il fastidio forse di andare avanti e indietro. Va bene, vediamo un po' se ricordo il mio percorso. Un attimino. Non è possibile quindi la schermata laterale delle mie foto progressive 1, 2, 3, 4, no? No. No, se non è possibile, non ha importanza, cercherò così ecco, adesso sì, bravissimo, bene. Allora, la foto 1 porta il logo. Perché sono stata così puntuale a pretenderla? Vi chiedo scusa, ma per rispetto proprio a questa capitale europea di cultura. Questo è un logo che in un immaginario collettivo ci dà l'idea di un sole radiante. E radiante io voglio intenderla di vita, ma soprattutto di cultura, cosa che appunto a noi piace. Nella foto successiva, la 2, questa che abbiamo adesso in immagine, c'è appunto questa doppia lettura di Fiume Rijeka come capitale europea della cultura 2020. Ecco, ci tengo a sottolineare questo aspetto perché Fiume, perché Rijeka è la traduzione della parola fiume e gli abitanti di questa città tuttora sono abituati a chiamare la loro città Fiume Rijeka, nel rispetto di una fiume storica e nel rispetto di un bilinguismo che peraltro è adoperato in tutte le città limitrofe e un bilinguismo europeo che secondo me è proprio il beneficio di questa Unione Europea,
perché fortemente, foto numero 3, fortemente proprio in virtù di questa capitale di cultura sono stati riproposti quelli che sono i nomi in italiano, sia delle vie, delle strade e sia delle città. Infatti in questa foto si vede proprio che stanno organizzando queste iscrizioni, diciamo, murarie che raccontano il nome in croato e il nome in lingua italiana. E questo ci piace assai. Soprattutto ci piace per rispetto a questi popoli che hanno vissuto una zona di frontiera, una zona quindi di dolore, una storia che in qualche maniera proprio rientra in quelle questioni storiche sensibili proprio per il forte coinvolgimento emotivo e quindi tutto il nostro rispetto. Come dire, consapevoli peraltro che in fondo il peggio delle cose è la guerra, perché la guerra è quella che poi in fondo è sbagliata. Allora, abbiamo già visto un po' questi legami con la nostra italianità, perché anche quando questo legame di italianità non c'è stato, perché Fiume era austro-ungarica, era sotto l'impero austro-ungarico, certo è che la lingua dominante e la cultura dominante era la lingua italiana. Legami, foto 4, legami di italianità già per quello che racconta Dante nell'Inferno, nono canto, quando parlando delle necropoli, nella memoria della necropoli di Pola, vi dico nella memoria perché Dante è stato molto probabilmente anche in questi luoghi. E riguardo Pola dice: Pola, presso del Carnaro, che Italia chiude e i suoi termini bagna, che nel suo significato sta che questo Golfo del Carnaro, dove c'è appunto questo porto estremo della Venezia Giulia, che è Fiume, chiudeva come confine l'Italia e queste acque bagnavano appunto questi confini. Questo confine, quindi un confine che era già netto perché comprendeva le Alpi Giulie appunto al Golfo del Carnaro, in quella meravigliosa fascia di mare che sviluppava tra la catena appenninica e quella balcanica e in quelle coste dell'Adriatico che tanto poi erano bramate per desiderate per i commerci. Foto numero 5. In questa foto numero 5 c'è la testimonianza di questo periodo storico romano. Ecco, allora, alle mie amiche che l'anno scorso sarebbero venute verso giugno con me, con noi, insomma, come gruppo CFAE, per un meraviglioso giro a Fiume, ecco, io queste mie amiche ora le prendo per mano e vi porto un po' visita per la città come avrei fatto con voi mai fossimo arrivate in questo luogo meraviglioso, perché poi questo è che di tutti questi domini la condizione interessante è il patrimonio, il ricco patrimonio culturale che è rimasto e che Rijeka fa diciamo vanto per un turismo che è sempre più richiesto e che la porta fuori all'Europa e la porta fuori al mondo, e cosa che altrettanto ci conforta perché per sempre per quel legame di italianità che è presente in questa terra. Allora, per quanto riguarda il periodo storico romano, noi abbiamo date diverse, ma certo è che dei documenti storici già ci datano il 128 avanti Cristo. I romani, vincendo i Gepidi, si stanziano in quella che è la zona tarsatica e
E poiché praticamente è un insediamento storico, è una popolazione autoctona. In questa zona meravigliosa sviluppano la loro realtà e questo arco romano, arco chiamato così nei tempi classici, ma altrimenti porta romana, non è altro che l'entrata di quel presidio dei militari pretoriani che tenevano la guardia per la fortificazione della città e che si trovava nella parte nord tarsiatica. Andando avanti, allunghiamo un po' i tempi adesso, possiamo dire che al XIII secolo questa terra da Tarsiatica cambiò il nome in Terra Fluminis Sancti Vitti, terra di fiume di San Vito, il santo protettore, e in maniera più, diciamo, duttile, fiume. Da allora prese il nome di fiume. Siamo al XIII secolo, siamo nel periodo medioevale e facendo sempre questa passeggiata immaginaria con voi, io adesso mi ritrovo meravigliosa torre civica che altrettanto in basso, se vedete bene, c'è una porta che altrettanto era la porta di entrata per il centro fortificato. Sopra, chiaramente la foto non è evincibile, insomma non è che proprio facile da vedere, si vedono degli altorilievi che sono delle effigi del nostro Antonio Michelazzi. Qui mi sentirete adesso citare nomi che sicuramente alcuni di voi conosceranno, qualcuno forse no, ma conforta il pensare che sono tutte firme italiane e che danno appunto le immagini degli imperatori di Asburgo, Leopoldo I ed Enrico VI. Andando sopra ancora, vedendo in alto, troviamo la cuspide, quel triangolo che vede raffigurata, immaginatela un po', la foto non è chiara, e quella che è la... oddio, come si dice? Oh, mamma mia! Oh là là, la memoria! E praticamente troviamo ragazzi, no, oltre la cuspide abbiamo che tanto è stato motivo di discordia e di dissidio, abbiamo quella che è la ragazzi, vi chiedo scusa, l'età fa brutto effetto, oh ragazzi, l'aquila, scusatemi. Vi prego, vi chiedo scusa, mi sono distratta un attimo perché ho sentito una voce fuori campo e vi chiedo scusa. Allora, c'è praticamente l'aquila monocipite. Quest'aquila monocipite lo stesso a firma del nostro Ludovico Ruppani. Aquila che fu poi spostata, messa in museo perché fu sostituita da quella della Fonderia School, l'aquila bicipite austriaca. E successivamente quest'aquila fu resa di nuovo monocipide da D'Annunzio, e quando in questa terra entrarono gli jugoslavi, la Jugoslavia addirittura fu tolta, e anche questa aquila che è stata rimessa in virtù di questa capitale europea di cultura è per me il beneficio di questa Unione Europea stessa, dove l'aquila ripristinata è quella sulla base originale, quella bicipite. Poi andando sopra troviamo i quattro orologi, ma non sono quelli autentici, sono stati sostituiti nel tempo. Vi chiedo scusa per un attimo che ho avuto di esitazione, vi chiedo veramente scusa. Siamo nel periodo medievale, foto 7. In questo periodo medievale continuarono i tanti signori a dominarla. Va bene, cominciamo con i vescovi di Pola,
dopo il Regno Carolingio, poi arriviamo quindi dall'Alto Medioevo al Basso Medioevo, i signori di Duino, e poi ai Frangipane, che la letteratura, la storia ci descrive come principi croati. E mi piace ricordare questa famiglia dei Frangipane perché diciamo ebbero la sensibilità di onorare le reliquie che venivano dalla Basilica della Vergine di Nazareth, che era stata distrutta da i Mamelucchi, e appunto nel 1291 arrivate queste reliquie a Fiume, nel 1294 arrivate invece alla casa di Loreto, e questo ancora ci piace pensare e credere, questo legame tra le due sponde dell'Adriatico. Vi ricordo, e noi semmai siamo nella condizione di arrivare in questa meravigliosa città, andremo a vedere questo luogo, prima di tutto perché si raggiunge anche tramite un 500 più scalini che sono di un fascino particolare, perché uniscono la zona di Terzatto, dalla parola tarsatica, a questo luogo stesso, e poi perché all'interno sia la chiesa che il monastero francescano che è accanto vede dei meravigliosi dipinti italiani, tra cui quello di Giovanni de Pomis. Foto 8. Questa foto 8 ci dà questa meravigliosa veduta di Venezia. Perché questo? Perché come entra Venezia? Entra perché vuole dominare Fiume. Nel 1466 Federico III d'Asburgo aveva consolidata l'autonomia locale di Fiume, e ora Fiume era libero comune. Ecco, Venezia era gelosa di questa autonomia di Fiume e voleva in tutti i modi assoggettarla, non riuscendoci. Ohimè, la invase e la distrusse, la rase al suolo nel 1508. Mi interessa ricordare questo episodio anche perché comunque attecchisce quell'idioma veneto tanto importante a seguire. Infatti, se noi andiamo per queste zone, e io ho avuto il pregio di viverle in virtù anche di un premio internazionale Slovenia, Croazia e Montenegro che porta avanti da anni tramite la My Linguist Istria, ancora adesso si incontrano chiaramente italiani e italiani con quella flessione idiomatica veneta che è un gran piacere sentire. Foto 9. Al 1627 arrivano i gesuiti, e i gesuiti curano particolarmente la lingua latina, la lingua italiana, e mantengono anche questo idioma veneto, che peraltro aveva ben attecchito, tanto quanto anche il ciacavo, che era un idioma croato, aveva questi prestiti linguistici veneti che fanno grande curiosità. E i gesuiti vogliono costruire su una chiesa romanica piccola che vede un altare e dietro questo altare in maniera semicircolare un'abside, e vogliono costruire una chiesa. Questa chiesa propongono all'architetto, questa chiesa potenziale la propongono all'architetto Giacomo Briano, ma pertanto passeranno dei tempi, quasi un secolo, infatti la chiesa vera e propria, come la vediamo qui nell'immagine, è del 1730 e è particolarissima, come la vedete in questa sua configurazione ottagonale, dove all'esterno c'è una presenza gotica e barocca,
dove all'interno vi garantisco che è di una gran bellezza il barocco rifulgente che vive, e sostanzialmente nel tempo, nel 1900 e passa, questa chiesa è diventata così importante da essere la cattedrale di San Vito, con questo che si vede sulla nostra destra, piccolo campanile accanto. Ve lo indico perché nell'insieme, rispetto all'architettura che troviamo in questi luoghi, questo è un campanile atipico, un po' più piccolo rispetto alla chiesa stessa, così imponente. E infatti ve ne do testimonianza tramite la figura 10. Foto 10. Che è la chiesa di Santa Maria Assunta. Perché ve la racconto? Ve la racconto sempre nel rapporto della nostra cultura. Nasce sulle terme romane e oltretutto all'interno ha 10 meravigliosi altari marmorei che sono a firma dei maestri del Triveneto. Ecco, vedete qui il campanile, quanto è diverso, è un campanile che si erge così monumentale, imperioso, e comunque in quella che è la configurazione di chiese che troviamo come bellezze artistiche sempre in questi luoghi, scostata rispetto alla chiesa stessa. Foto 11. In questa foto 11 noi vediamo Fiume, titolata da me così, Piccola Budapest, ma non titolata da me così, Piccola Budapest gratuitamente, no. Allora, siamo sotto l'impero austro-ungarico, nel 1779 Maria Teresa d'Austria addirittura rende Fiume corpus separatum, sempre per quella fierezza e indipendenza che Fiume mostrava, e ricordate che l'italiano a corte era praticato. La cultura italiana e la tradizione italiana sotto il governo austro-ungarico, sotto l'impero austro-ungarico, era apprezzatissimo. E belle sono le testimonianze di questo periodo, con questi palazzi che in qualche modo o di gusto viennese o di gusto ungherese fanno veramente della città una piccola Budapest, almeno in certe parti. E mi piace ricordare che a Budapest c'è una strada principale che si chiama Fiume. Andiamo avanti. Dunque, siamo nel 1880, intanto ci sono costruzioni che appunto rendono bella questa città, come quello che viene inteso il Teatro Comunale, Teatro Verdi, ora Teatro Nazionale Croato. L'occhio gode a vedere questa cultura anche neoclassica, ma quello che è più bello conserva questo teatro è che all'interno ci sono i meravigliosi dipinti di Klimt. In questo momento, tra l'altro, diciamo, si affaccia sulla scena anche Napoleone, il quale prende Fiume e poi la restituisce all'Austria. L'Austria la restituisce alla corona ungarica, e nel 1848, quando gli ungheresi nel loro interno avranno tanti disordini, la Croazia cercherà di prendere Fiume stessa, ma con una ribellione dei notabili fiumani sarà riannessa alla corona ungarica. Questo per darvi un po' l'esito tra una passeggiata di monumenti e di arte e anche quello che è l'esito di storia di questa città bellissima, che non a caso Anna, la nostra presidente, prima ha ricordato in qualche modo importante per il nostro cuore, in quanto ha vissuto tempi e vicissitudini che l'hanno configurata appunto italiana. Torno a ripetere, la cultura e la lingua predominante era quella italiana. La figura 13, la foto 13,
La foto 13 ci fa vedere il palazzo chiamato dei governatori. Questo palazzo è a firma di architetti ungheresi e appunto era la dimora dei governatori ungheresi. Poi è diventato il palazzo del governatore in quanto è stata anche residenza di Gabriele D'Annunzio. Ora è il Museo Marittimo e Storico del Litorale. Perché Gabriele D'Annunzio? Perché quando si apparecchiò quella che fu la prima guerra mondiale, i fiumani, per ad eccezione dei paslavisti e degli autonomisti, vollero partecipare al nostro fianco la guerra. Voi sapete che noi siamo entrati in guerra in rapporto ad un accordo, il Patto di Londra, che a guerra finita e vinta avrebbe dovuto riconoscerci determinati territori. Ma a onore del vero devo dire che Fiume non fu contemplata in questo discorso. E quindi quando a esito finito di guerra, quella guerra, quella vittoria che D'Annunzio chiamò vittoria mutilata, proprio perché non ci diede gli adeguati riconoscimenti, sostanzialmente determinò proprio da parte di D'Annunzio raccogliere dei legionari, anche perché fortemente voluta questa cosa anche a Fiume, e qui si compone quella che è la famosa questione fiumana, il fatto che D'Annunzio arriva a Fiume e costituisce la sua reggenza, la reggenza del Carnaro. E di questa reggenza amo ricordare la Costituzione, una Costituzione che sicuramente è stata visionaria, aperta tanto quanto, addirittura ha preceduto per tanti aspetti esiti che saranno successivi in Europa. Dico per esempio questa uguaglianza di genere fortemente perseguita e voluta, non differenza tra uomo e donna, non differenza per la religione, non differenza per la lingua, ma uguaglianza. E forse anche perché D'Annunzio aveva vissuto una brutta esperienza matrimoniale, perché no, addirittura il divorzio. Divorzio di cui approfittarono persone eccellenti di cui noi abbiamo conoscenza, quale appunto Marconi. E la meraviglia è che quando questa reggenza venne meno, e ora vi dico l'esito e perché, posta alla Corte d'Appello italiana la domanda di riconoscimento del divorzio, Marconi la ottenne, fu praticamente riconosciuto. Allora, l'esito fu che ci fu il Trattato di Rapallo del 1920. Per gli accordi internazionali l'Italia non poteva permettere, insomma, doveva rispettare questi accordi, non poteva permettere questa impresa umana, e tanto quanto mandò un esercito che arrivò addirittura a bombardare il famoso sangue, il famoso Natale di sangue per D'Annunzio. Egli stesso fu ferito. E capendo appunto che veniva sparso sangue fraterno, D'Annunzio rinunciò all'impresa. Ma il tutto forse fu l'anticipazione per quegli eventi che al 1924, con il patto di Roma, fecero sì che anche in accordo con la Croazia Mussolini prendesse Fiume, rendendola provincia italiana, cosa che è rimasta fino alla Seconda Guerra Mondiale, di cui conosciamo poi l'esito infelice per noi, e da lì appunto diciamo con la Jugoslavia che prende questo territorio,
saranno tante vittime e un esodo così importante che addirittura farà venire meno quell'80%, così dicono i libri di storia, di italianità che erano in questa bellissima città di cui stiamo raccontando, che comunque fu intesa da D'Annunzio città di passione e che in letteratura viene raccontata come la città meravigliosa. Adesso andiamo casomai avanti con la prossima foto, la 14, e abbiamo la 14, foto 14. La foto 14 ci dà il Palazzo Modello, altrettanto questo è un monumento di architettura, in questo suo connubio stilistico rinascimentale e barocco, e non vi dico che bello dentro, altrettanto così bello è, decorato com'è da Ignazio Dogani. E comunque Palazzo Modello a noi sta caro perché oltre a essere la biblioteca civica è il palazzo che è della nostra comunità italiana. In questa città è rimasta, anche se minoranza, una bella rappresentanza italiana che in qualche modo ancora porta avanti la conoscenza della nostra cultura. Per andare avanti rapidamente, siamo arrivati al XX secolo. La foto 15, da la Madonna di Lourdes, che al dentro vede dei meravigliosi dipinti di Paolo Venucci, di Romolo, scusatemi, Venucci. Andiamo avanti, la 16, avanti, foto 16. La foto 16 è il Tempio Votivo di Cosala. Questo Tempio Votivo di Cosala ha visto la presenza dell'architetto Bruno Angeben, il quale prefigurò questo tempio sulle similianze di quello che è il Santuario di Assisi. Chiaramente il progetto fu bocciato perché era troppo simile al Santuario del Santo, e trovando la collaborazione di Ladislao De Gaus e di Romolo Venucci, è uscito fuori questo ambiente che voi godete con gli occhi e speriamo di goderlo personalmente, di una struttura che come tempio votivo ha il significato proprio della cripta, l'ossario, la chiesa, in stile romanico-gotico, in questo connubio di stile romanico-gotico. Per ultimo, sempre del XX secolo, foto 17, abbiamo il cosiddetto grattacielo di Fiume. Questo grattacielo di Fiume è stato tanto discusso perché nel periodo del fascismo chiaramente era come un acclarare la potenza, il fatto di marmo all'interno, un edificio che vede delle sedi residenziali per il commercio, ma di affermazione di tutto marmo, come era anche nel gusto di quel momento, che chiaramente ha vissuto tante polemiche. A noi interessa che può essere considerato grattacielo, forse no, sono 12 piani, non in quella che è la condizione di oggi pensarlo grattacielo, però certo è che è a firma di Umberto Nordio, colui che è famoso architetto che ha costruito tra l'altro l'Università di Trieste. Per tornare a noi riguardo la capitale europea di cultura, foto 18, Rijeka, porto della diversità. Questo è praticamente il motto che è stato predominante, perché la vita di questa città si è praticamente confermata sempre intorno al porto. Un porto che è il porto della diversità, perché è quella dell'accoglienza, è quello del multiculturalismo, è il porto che è il simbolo di questa città, quindi ineccepibile
per essere così inteso come slogan, no? Porto della diversità. E ancora adesso, in quest'ultimo secolo, noi abbiamo presenze tante e diverse di una diversità di condizione etnica che quasi, insomma, non è possibile raccontare. C'è presenza bosniaca, serba, croata, slovena, italiana, insomma, tante genti. E allora, proprio in virtù di questa gente così diversa, principio che poi ha confermato anche questo conferimento di prestigioso premio è stato quello di perseguire la condizione socioculturale non soltanto della propria città, ma a livello europeo, proprio come un tratto d'unione tra l'Europa e Fiume. E allora è proprio nel porto che l'anno scorso si diede la cerimonia di avvio, il 1 febbraio alle ore 19, una cerimonia molto coinvolgente, con un'overture musicale che poi tra l'altro riproduceva la mimica dei lavoratori del porto, e quindi le luci, i rumori, qualcosa che veramente è stata emblematica di questo programma. Un programma che chiaramente ha avuto appunto conferenze, convegni, spettacoli teatrali, festival, canori, eccetera. E non solo, poiché Fiume, che non è mai stata capitale di cultura, l'ha concepita come una promozione non solo propria, ma anche per la Croazia stessa, è chiaro che l'ha allargata a 27 vicinati, cioè a tante città all'intorno, e facendone la propria forza, come ha fatto la propria forza la creatività, che è un concetto tipico di questa cultura, di capitale di cultura, perché deve essere perseguita una creatività che rende, nel tempo il futuro della città stessa è concepita come città europea. Per andare avanti, pertanto sfortunatamente, fermiamoci un attimo su questa immagine, pertanto sfortunatamente il 1 marzo all'incirca vennero meno i progetti, i sogni, perché cominciò il periodo del coronavirus. Un periodo che ha fermato anche la potenzialità di questi progetti, perché molti non erano più credibili neanche per essere improntati. E invece, diciamo che a metà giugno la vita ha ripreso, sono state installate, ci sono state installazioni artistiche, queste macchine esteriche, che sono delle macchine che in qualche maniera a livello tecnologico interagiscono con la stante, quindi molto godibili da grandi e dai piccoli, poi fu fatta Foto 20, fu fatta la più grande Foto 20, la più grande esposizione chiamata Fiume Fantastica per Fiume stessa. Ma nell'impegno non c'erano soltanto le manifestazioni, l'arte, la cultura, c'era anche altro. C'erano portare avanti i miglioramenti di infrastrutture. È successo questo? Bene, diciamo che Fiume si ritiene soddisfatta, perché ha portato avanti tanto di quello che doveva adempiere. E ad esempio Foto 21 ha rimodernato quello che è il Museo dell'Arte Moderna Contemporanea, dove ci sono le opere di avanguardia di Ladislao de Gauss, dove ci sono dipinti che arrivano fino al XX secolo. Andiamo avanti, Foto 22.
e questo che è considerato il complesso T era come ha cambiato destinazione d'uso. Chiaramente era un complesso industriale e adesso invece è diventata una meravigliosa biblioteca civica intesa proprio per un'affermazione pubblica per tutti della cultura. Andiamo avanti, foto 23. Questa è la casa dell'infanzia, altrettanto qui è stato cambiato destinazione d'uso perché questo era il vecchio essiccatoio di tabacco e fatto in mattoncini rossi, l'esterno è rimasto ma l'interno è stato tutto modernizzato e riadattato per accogliere i bambini e i genitori. Foto 24. Foto 24, anche questo nella direzione dei palazzi industriali, questo era l'ex zuccherificio, è stato adattato a museo civico. Questi triangoli sopra le finestre a mole in qualche maniera danno un sapore di barocco all'interno molto moderno si può fare, e questo amiche care, se mai riusciamo ad andare in questa città mi piacerebbe godere con voi, si potrebbe fare tutto quello che è un percorso dell'esito della storia di questa meravigliosa città, dove con un'onestà mentale, come almeno ho potuto leggere, vengono raccontati gli episodi storici. La foto 25, altrettanto è quanto è nel programma della Capitale Europea di Cultura, e questo era è il nuovo centro culturale RIHUB. Che cos'era? Era un centro di accoglienza per minori che ha avuto la sua valenza, diciamo, la sua validità, la sua efficacia, è rimasta per lungo tempo anche dopo la Prima Guerra Mondiale. Poi invece la parte bassa è stata adattata a negozi, all'interno invece è molto moderna perché nel 2018, nel dover fare i progetti e le programmazioni per la Capitale di Cultura, sono state fatte tutte le postazioni, quindi in maniera anche molto moderne, tecnologiche, eccetera, proprio per raggiungere collaborazione questi progetti stessi. Per ultima, la foto 26 ci fa vedere quella che è la nave Museo Galeb. Allora, che cos'è sta nave Galeb? La nave Galeb è una nave che è stata costruita nei cantieri di Genova, che durante la guerra era adoperata, la Seconda Guerra Mondiale era adoperata dalla Regia Marina per scorta in quelle che erano le imprese nel Mediterraneo. In effetti era una bananiera e poi occupata dai tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale, affondata dagli alleati, ripescata, resa scuola di marina per la Jugoslavia, ma quello che chiaramente è per loro è così comunque importante è il fatto che sia stata la nave di Tito. Infatti Tito fece il suo primo viaggio nel 1953 per avviarsi verso Churchill, e qui sono stati statisti importanti, personalità importanti, e io dico nella mia semplicità importanti perché poi questa terra di fiume si è avvicinata all'Occidente, cosa che nel mio cuore diventa speciale. Successivamente ha fatto l'ultimo viaggio nel 1979, è stata comperata da un armatore greco, non è riuscita a metterla in sesto e allora i beni culturali della Croazia l'hanno requisita, e diventando bene culturale. Come bene culturale
nel 2009 l'ha acquistata Fiume con proprio questa prospettiva di renderla museo galleggiante. Museo che con i sussidi finanziari anche di capitale di cultura è riuscita a comporre. E allora, nella ultima foto, foto 27, io pongo una rieca Fiume che ci aspetta, perché avrete capito che il mio entusiasmo è stato quello di condurvi quasi a vedere i luoghi, proprio perché ci sia lo stimolo ad andare in questa città. Non ho messo figure paradisiache di mare, di natura, che peraltro è bellissima. Tutte le zone all'intorno hanno una meraviglia, rendono una meraviglia e sono bellissime. Io ho messo la città divisa dalla Fiumara perché è caratteristica, ho messo il porto perché chiaramente è il leitmotiv, è il motivo principale che le ha dato, le ha conferito questo prestigioso premio, perché è Fiume, Rijeka, è ora simbolo d'Europa, in quella condizione che vuole un incontro per migliorare l'economia, la tolleranza, l'integrazione e soprattutto, per quello che abbiamo condotto, come dire, la cultura, cosa che a noi e a me personalmente piace tantissimo. Grazie per l'ascolto e perdonatemi se vi ho annoiata. Brava Mirella, brava. Tommy, un saluto. Forse siamo state troppo lunghe, non lo so, però è talmente importante l'argomento che ci è piaciuto mostrare queste due bellissime città. Allora, grazie, io mi permetto di ringraziare innanzitutto allora il Circolo Femminile di Amicizia Europea per questo apporto culturale che indubbiamente è stato dato alla rassegna. Personalmente io ho ricevuto delle pillole di ottimismo, no? Nel pensare appunto di potersi recare in quei territori, ma anche di una grande emozione per la professionalità con la quale Paola Romani e Mirella Tribioli ci hanno illustrato indubbiamente questi luoghi. L'innovazione tecnologica, consentimi di dirlo, Anna, oggi ha permesso anche a chi non è appartenente, diciamo così, alla vostra associazione, ma di poter godere di questa cultura dei paesi che indubbiamente ai quali noi andiamo, anche noi, a loro, a trasferire, a trasportare la nostra cultura. Vedete, questa è stata una rassegna che io la intendo proprio elevarla a un caleidoscopio, perché abbiamo di tutto, abbiamo delle visitazioni all'estero, abbiamo una cultura internazionale, abbiamo una cultura teatrale, abbiamo una cultura musicale, e questo è proprio un grandissimo successo e vi ringrazio sentitamente. Allora, diamo informazione per il prossimo evento, che ci sarà venerdì 12 alle ore 18:30, Donne Noir dell'Associazione Culturale Ettore Apolloni. Buona serata a tutti e grazie ancora per chi ha assistito a questo strepitoso evento e a coloro appunto che ci hanno seguito. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie.